Perché ci sono donne che si possono mangiare tutto il frigorifero ricoperto di panna montata e una sbriciolatina di biscotti al cioccolato e non ingrassano neanche di un etto. E perché al contrario, ci sono donne che se solo sbirciano con uno sguardo libidinoso una fetta di torta ingrassano alla velocità della luce. La settimana scorsa ho postato un video sul concetto del metabolismo bloccato che non esiste e dai commenti ho capito che c'è bisogno di fare una precisazione, c'è bisogno di chiarire una cosa. Il nostro metabolismo basale dipende dalla nostra genetica. Metabolismo basale significa la quantità di calorie che ci serve per rimanere in vita in stato di completo riposo e questo significa che a parità di qualità e quantità di cibi che noi introduciamo, il nostro organismo metabolizza questi alimenti a una velocità differente l'uno rispetto all'altro. Fin dalla nascita tutti abbiamo una propensione ad essere magri, tondi o una via di mezzo. Come abbiamo una precisa propensione a qualsiasi altra caratteristica fisica e mentale. Ogni nostra caratteristica è scritta nel nostro DNA. Gli antropologi hanno studiato queste specificità e sono riusciti a suddividere le persone in diversi somatotipi. Però non è l'argomento di oggi e te ne parlerò in un video futuro. Per adesso ti basti sapere che siamo tutti diversi e che l'argomento di oggi non c'entra niente con la genetica. L'argomento di oggi è l'atteggiamento mentale. È ovvio che piacerebbe a tutti nascere con un metabolismo che va alla velocità della luce, essere alti, belli, forti, resistenti e con un cervello di Einstein. Ma purtroppo non è possibile, non è così. Quindi se la natura ti ha dato un metabolismo lento, hai due strade che puoi percorrere. Sei di fronte a un bivio. Via numero uno, la via della commiserazione, del dialogo interno che ti urla. Ecco, vedi, sono una sfigata, ho il metabolismo lento, ingrasso facilmente e invece c'è la mia amica che si mangia tutto quello che vuole, non fa un minuto d'allenamento ed è magra secca come un chiodo. Invidia! Non è giusto! Sai cosa c'è allora? Che me ne frego e non sto lì a sbattermi, ad allenarmi e a mangiare bene. Mangio quello che non voglia, sto seduta sul divano, così almeno mi appago col cibo. E in questo modo non fai altro che aggravare e peggiorare la tua situazione. Oppure decidi di seguire la via numero 2. La natura mi ha dato un metabolismo lento e chi se ne frega, allora lavorerò il doppio per alzarlo. Starò attenta a quello che mangio e acquisirò una consapevolezza alimentare e motoria strepitosa. Farò tutto quello che sarà umanamente possibile fare per diventare una donna magra. Mangiare bene ed allenarmi non mi farà diventare solo magra, ma mi permetterà di vivere anche più a lungo e meglio. Mi farà diventare la versione migliore di me stessa. Punto, basta, fine. Spetta sempre e solo a te decidere che strada prendere, dove andare quando sei di fronte a un bivio. Il fatto che la natura ti abbia dato un metabolismo lento non ti dà il diritto di lamentarti, non ti dà il diritto di piangerti addosso, non ti dà il diritto di arrenderti. Perché in questo preciso momento, in tutto il mondo, ci sono centinaia di migliaia di donne che hanno deciso di prendersi cura di sé, che stanno facendo tutto il necessario, che si stanno facendo un mazzo così per ottenere il corpo che desiderano, che hanno messo da parte i se e i ma, che hanno smesso di dare la colpa agli altri. Quindi adesso, invece di lamentarti, per alzare il tuo metabolismo, stacca le chiappe da quel divano e muoviti. Muoviti. Muoviti! 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 Sono la tua coscienza che ti parla. Muoviti! Muoviti, c***o! Muoviti ora!